Siamo nel cuore di Firenze, nella bellissima piazza di Santissima Annunziata, e stiamo per scoprire una delle perle del patrimonio storico-artistico della città, il Museo degli Innocenti. Di fronte a noi, l'istituto che nasce nel XV secolo come prima struttura appositamente dedicata all'accoglienza dei bambini abbandonati. Sotto il patronato dell'arte della seta, fin da principio gli innocenti affiancano all'attività di cura l'attenzione all'arte e alla bellezza. L'antico ospedale è oggi un'azienda di servizio alla persona, sempre impegnato a sostenere l'infanzia e i suoi diritti. È il 1419 quando iniziano i lavori di costruzione su progetto di uno dei maggiori architetti di tutti i tempi, Filippo Brunelleschi. Brunelleschi recupera elementi dall'antichità classica e li interpreta con un linguaggio innovativo, dando vita a questo edificio straordinario, spesso citato come la prima architettura rinascimentale. Esempio magistrale ne è il loggiato, con la sua scansione regolare e le pareti in tonaco bianco modulate da elementi grigi in pietra serena. Nella parte superiore possiamo ammirare i celebri tondi di Andrea della Robbia. Nel progetto originario gli oculi in pietra erano vuoti, ma nel 1487 furono arricchiti dagli splendidi putti in ceramica invetriata, che da allora ricordano chiaramente a tutti i cittadini l'operato svolto dall'ospedale e infatti ne divengono presto il simbolo indiscusso. Avviciniamoci. L'interno del loggiato svela opere di pittura e scultura più nascoste, realizzate in diversi momenti della storia secolare degli innocenti, fino a concludersi con la cosiddetta finestra ferrata. Da qui, nel corso dei secoli, sono stati introdotti nell'ospedale tanti bambini che, per ragioni diverse, non potevano essere allevati dalle famiglie naturali. Deposti spesso dopo l'imbrunire, questi bambini, detti gettatelli, venivano prontamente accolti dalle balie di casa e subito nutriti. Arriviamo ora al museo, al suo ingresso principale, da cui possiamo accedere a un patrimonio artistico che deriva da secoli di committenze, lasciti e acquisizioni. Un insieme particolarmente prezioso per lo stretto legame tra l'arte, la vita e la finalità dell'istituto di cui il museo è parte. Il museo, come lo vediamo oggi, è stato ampliato e rinnovato nel 2016 e si struttura ora in tre percorsi principali, dedicati alla storia, all'architettura e all'arte. Ma adesso entriamo nella prima sezione, dove si può ripercorrere la nascita e la storia degli innocenti.